importante, soprattutto per l'Italia, tradizionalmente così non è stata considerata e questo ha portato probabilmente a una sottovalutazione delle potenzialità. C'è stato uno sviluppo enorme a livello mondiale alla quale l'Italia non ha partecipato perdendo posizioni, quindi lo stesso periodo è stato quello dello sviluppo di internet, quindi le due cose sono comunque strettamente collegate, anche se non una in relazione all'altra. Quindi in questa direzione, per recuperare, bisogna recuperare una strategia unitaria e comunque un'attenzione, la concezione che il turismo sia comunque economia, e sicuramente uno dei gap da colmare è quello digitale, che ci ha visto spettatori di cambiamenti di scenari repentini e importanti che hanno stravolto la distribuzione turistica tradizionale, dove ci sono grandi player come Google piuttosto che Booking o Expedia, che stanno determinando il mercato e vedono in Italia in qualche maniera noi italiani come semplici spettatori. Quindi partecipiamo, ma non siamo attori operativi nella partita. Stiamo attraversando un periodo molto particolare del turismo, perché cavalcando l'onda del 2.0 troppo spesso e volentieri ci stiamo dimenticando quello che è la vera e propria ospitalità, di cui noi italiani siamo un po' i fautori, nel senso che 50 anni fa la gente veniva nelle nostre strutture, nei nostri hotel, nelle nostre destinazioni, e ci veniva perché eravamo in grado di ospitarle nel modo giusto. Vado un po' controcorrente dicendo questa cosa, sono un fautore del 2.0, dell'utilizzo dei social, del web, però questo non significa che dobbiamo dimenticare quello in cui siamo bravi, quello che ci hanno insegnato i nostri padri, i nostri nonni, perché non dimentichiamo che in linea generale le strutture alberghiere che rappresentano il tessuto turistico italiano sono strutture familiari. Instagram è uno strumento sicuramente molto interessante per il turismo, per la comunicazione che riguarda, diciamo, l'ambito turistico. A mio avviso ogni piccolo operatore, o comunque ogni operatore istituzionale, dovrebbe conoscere questo social network per sfruttarne al massimo le possibilità di condivisione e di comunicazione tramite immagini. La comunicazione tramite immagini è diciamo il mezzo attuale, il mezzo che ovviamente sta prendendo sempre più piede, grazie anche a dei dispositivi, dei device mobili sempre più prestanti dal punto di vista della produzione di contenuti fotografici. E la comunicazione per immagini ovviamente è istantanea, coinvolge subito l'utente, va oltre i confini del nostro idioma, quindi pubblicando foto dei nostri territori, foto emozionanti dei nostri territori in Italia, riusciamo sicuramente ad arrivare anche per esempio a degli utenti stranieri, a dei possibili clienti stranieri. Quindi sicuramente è una possibilità, è un'opportunità da cogliere, seguendo workshop, seguendo siti che trattano di questo argomento, ovviamente come social network, e fondamentalmente applicandosi e studiando.